Oggi inauguriamo qui la mostra Chi dite che io sia. Abbiamo scelto questo titolo perché ricorda e si ispira alla Pasqua. E quindi è la domanda fondamentale, no, che Gesù fa. Voi chi dite che io sia? La mostra si sviluppa sia con quadri che con statue, ci sono opere di artigianato e ci sono anche opere che vengono da altre parti del mondo. Ci sono state date dalla comunità di Villareggia, che è una comunità di suore missionarie. Noi abbiamo voluto, come l'anno scorso, ricordare la Pasqua perché riteniamo che sia la festa più importante di tutto il cristianesimo. Ricordiamo il Natale perché è una tradizione, ma è la Pasqua la radice del cristianesimo. Quindi abbiamo chiesto agli artisti di esprimerla. In più, quest'anno il 27 c'è la canonizzazione di due papi che sono venuti tutti e due qui, cioè Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La mostra è aperta da oggi, 5 aprile, sino al 27 e tutti i fine settimana è visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Qui c'è una evidente espressione di gente che ha voglia e bisogno di esprimersi senza concorsi, senza tante cose, senza difficoltà. E sorprende anche oggi questa voglia di esprimersi anche con questi linguaggi importantissimi, di esprimere se stessi però, non di esprimere l'opera. E qua si vede trasudare in effetti quella umanità che tante volte è o invisibile o addirittura repressa o nascosta. Qui si esprime in questi termini attorno al tema della Pasqua, ma va a simboli della Pasqua che trascinano la nostra esperienza umana, facilitando e moltiplicando rapporti umani molto, molto sicuri e molto trasparenti.